Se Birra Baladin è un simbolo ormai dell'artigianalità della birra viva, Open Baladin diventa un format di un modello di locali che inaugura a Cuneo quello che tu hai definito il più trasversale d'Italia. Perché? Il perché più trasversale? Perché effettivamente è l'unico che copre la totalità dell'arco della giornata. Gli altri non fanno tutta la parte di caffetteria, che invece questa fa anche la parte di caffetteria, mentre la parte proprio tipica del concetto open, che è dedicato al mondo della birra artigianale italiana, della birra viva, si espande durante l'arco della giornata e durante la serata. La cosa innovativa sicuramente a 360 gradi è che una delle cose più importanti che noi abbiamo come nostra rappresentazione della cucina, cioè le interpretazioni delle carni italiane attraverso gli hamburger. Qua facciamo anche il pane, quindi abbiamo anche la parte di panificazione interna, che è una cosa, cioè, unica, no? Il fatto di fare panetteria per fare i panini all'interno di un locale. Un luogo di incontro dove degustare una birra in compagnia, ma anche la qualità dell'enogastronomia della Granda. Una festa di inaugurazione in grande stile dove campeggiava un bancone illimitato in cui facevano la fila torme di curiosi. Ma che spazio è? È uno spazio, no? All'interno del locale, no, cioè in realtà che abbiamo tolto fuori al locale, dove all'interno che cosa succede? Succede principalmente questa mia idea di creare una comunità vicina a quello che è il mondo della produzione della birra, far capire che cosa è produrre la birra. Quindi c'è questa scaffalatura di materie prime, le persone si possono prenotare, il lunedì sarà il giorno dedicato alla produzione, quindi che cosa succede? Che prenotandosi uno può venire lì e fare 50 litri di birra, no? Che fermentano qua all'interno, che maturano qua all'interno, che vengono imbottigliati e poi dopo circa 2 mesi uno si può portare a casa questa birra prodotta all'interno del locale. La parte birra è sicuramente la parte fondamentale perché è il messaggio principale di Open nasce con questo concetto, no? Io lo vedo proprio come se fosse questa parte qua, la parte vera propria Open, il locale dei cuneesi, ma intesi non come cuneesi, abitanti di Cuneo, della provincia di Cuneo, quando vogliono mettersi di fronte a questa nuova realtà che è quella di una rivoluzione culturale che è in atto, che è quella della birra viva. Sono convinto che, diciamo, la trasversalità proprio di questo posto, cioè con un percorso che va dalle 7 del mattino alla sera, all'1, alle 2 di notte, cioè, crei quello che è la necessità di ridare vita a questa piazza, cioè nella sua totalità. Io sono convinto che facciamo un bel lavoro. Il primo stimolo a portare avanti questo progetto, se devo dirlo, non l'ho mai detto a nessuno, è perché io qua venivo con mio padre a vendere gli animali quando avevo 5-6 anni, quindi ho un ricordo di pancia infantile, no? Cioè molto forte di legame con mio padre e con questo posto. Ma se i cuneesi la chiameranno Piazza Baladin, io credo che avrete colto nel segno. Beh, io non pretendo così tanto, va bene anche solo Open.